Allora ragazzi, una sala bellissima, questa è quella là che mi piace di più di questo hotel, guarda che bello, questo era un convento una volta, sala, hanno fatto pure là la luce rossa, bello, bello. Secondo me presento un po' l'hotel bellissimo. Guardate, queste non sono, queste sono tutte cose originali. Bello, che figata. Scende. Questo era un antico convento. Qua c'è stata questa bellissima sala che io amo. Figata. Poi c'è la sala che vi ho fatto vedere da sopra, sarebbe questa, bella rinfrescata. È qui che in genere fanno il cenone di Capodanno, vi consiglio di venire perché è veramente molto molto bello. Vabbè che comunque avete video, potete benissimo vederli. Vabbè, mo ci stanno le sedie qua, però in genere si entra in. Adesso faccio vedere il presepe, quest'altra sala che pure è bella. Si sale anche là. Beh, là è l'altro reparto dove stanno le sedie che vi ho fatto vedere prima. Comunque qua venire dato di Capodanno, il periodo di Capodanno, qua poi vedete tutto lo spettacolo dei fuochi d'artificio, vi consiglio di vedere i video del Natale a Napoli. Capodanno a Napoli, vedete i video, ma non è che ci sta solo questo, ci stanno pure anche altre terrazze. A ogni punto si vede poi la città di Napoli, l'avete vista di giorno, l'ho fatta vedere, è il mitico presepe, bellissimo. Guarda, ci dobbiamo, che altrimenti mi fa male la testa. Qua giù, vabbè, qua ci sono le scalinate, vabbè, non vi faccio vedere questo lato qua di sera, no, c'è un'altra sala qua che dovrebbe essere a terzo. No, ho il lato del ristorante, non mi ricordo. Questa è la camera che prendiamo sempre noi. In genere, sarebbe questa la 35. La sala sta lì qua, non mi ricordo. Piazza del Barbante, eccolo. Questa qua c'è una sala, cessi, vabbè, questi sono i cessi.
questo. Questo per le donne. Natale San Giovanni, ok. Questo qua, tutti i mosaici. Guardate che bello. Guardate che bel ritratto. Poi questa è un'altra sala dove pure fanno praticamente il ristorante, pure là fuori. Là è un'altra sala che vedete. Ah, un bel mondo. Bello da venire a vivere. Sapete che io vi consiglio sempre le cose belle e poi pure i prezzi. Può andare. Allora ritorniamo al ristorante. Su. No. No. È un fiore, però a me mi sembra proprio il diavolo. Guarda che bello soffitto. Il diavolo? No. Non ti sa, a me mi dà proprio questa impressione. Un po' diciamo proprio così, non è il corno, al watch. È un quadro astratto. No, è un quadro astratto. Ma fa Gianna, mi fa fare. E bella, bella. Ma chi sta chi l'ha originale? Allora siamo ritornati indietro che andiamo a vestire il diavolo. Allora, quello là te l'ho fatto notare io. Quello là, Il là ho riuscito a vedere. Mamma mia. Ma che sicuro che se ne ha così sai a voce, hai togli, non ci mai. Ma dobbiamo andare con calma. Cheesecake al limone. Allora, che dolce dobbiamo prendere? Cheesecake al limone. Sai che cos'è il cheesecake? Il cheesecake. Certo, è una pelle d'orto. A formaggio. Ah, formaggio al limone. Ma più tardi. Bella, molto bella. No, zio, tu non sei ubriacona. No, le fa male. Ma non sei ubriacona. Vedi come balla bene. Guarda, guarda. No zio, perché questo così ti gira la testa. Gira la testa e poi vai a sbattere. Cadi con il muso a terra e ti spacca tutto la. No, stava andando. Ma chi è qua dentro? Questa cosa è mamma che tocca i capelli. E tu? Che io sono facendo? Anna. Ho i braccialetti. Fammi vedere. Che belli questi braccialetti. Me ne vuoi dare un... Per fare il sommelier? Va bene. Metti. Me lo posso prendere? Very white. Sì. No, uno. Posso? Allora vuoi tu? Tieni te la da te. Già l'ho preso. Si è messo questa. Bella però sta borsa. Fai vedere che cosa c'è nella borsa zio Elio. Vai. Moderna, mo, sta mo. No, ti vuole far vedere che cosa c'è. È bella. Cosa c'è? È di chiavara. Tante cose, oh la la. Mamma mia, quanti gelini. Questi come si chiamano? I pupazzetti, dici? No, quello danno un uomo a loro, queste cose. Allora esci. I paciocchini. Ah, i paciocchini. Questi sono i paciocchini.
Quell'altra bambola, quelle bambole si chiamano i lalalot. Mamma mia. Ma roesce, non hai niente imparato? No, è stata le più piccole alle più grandi. Scesa. A me è niente. Non c'è più niente. No. E poi che ci sta la spazzolina? E quella è una bimba che deve tenere nella borsetta. C'è la spazzolina. Che mi ti mette? Lo specchietto. Lo specchietto? Dov'è lo specchio? Lo specchio ce l'ha qui. Pezzo la zia Eli. E va lo specchio? Ah. Il riflesso è un po' cambiato. Ma come sono belli questi paciocchini, me ne vuoi dare uno? Anna, vieni. Anna, stai lì, che non puoi guardarti allo specchio, vai. Vai vicino a zio Elio, fai vedere come ti guardi allo specchio. Perché io non so. Come ti guarda? Fammi vedere come ti guarda. Fai vedere come ti guarda allo specchio, zio. Ma vorrei che. Non... Che tu perché non vedo Anna là? È perché sta qua. Eccola là, fa vedere, zio. Fa... Bello sto giochino. Allora, se te fammi vedere lo specchio. E se me la prenda io. Ce l'ha lo specchio. Oh. Chi è la più bella del mondo? Zio Dillo. Qua capite che è la cosa che non fa, quanti compiti? Lasciatela stare. Ti chiudo. Dove vuoi andare, zio? Chiudi. Paolo, quando la urla, nasconde tutta a tavola. Chiudi. Apri. Apri. Ha fatto male a te. È normale. E questo che cos'è? Questo è gelato. Ma perché babà non ti piace mamma? Chi sono babà? Ma me l'hai capresa. Dove sei babà? Ma che non ti piace? Un nuovo tipo di capresi. Bello. Mamma, sei giù meglio? Ci vuole meglio. È giusto per cambiare un po' di gusto. Un po' ti senti la giangola. Lì mi sta dando il melone. Piano piano fotografo. Fini? Ma dove si vede in questo caffè? Caffè americano. Gioia. The black coffee. Yeah. Allora, è finita così la, questa splendida avventura che ci ha portato a conoscere... Una serata. Una serata diversa. Allora è aggredito, adesso... Certo. Vai! Oh, Paolo, togli il sole. Tu che dici, domani che tu? Da dove devi andare a mangiare? Guarda, vai! Ma dove devi andare? Ciao, ciao.